Ciao ragazzi, sono Larissa, sono tornato con questo nuovo video, vi porto una Camp Strike presa su Overlord, una delle mappe più schifose del gioco. Fra poco esce Advanced Warfare, quindi non so quanto ve ne possa interessare, ma oggi volevo appunto portarvi un gameplay, tanto per non saltare un video, e non lo faccio contro gli ha visto che ormai questo è quello che alcuni di voi scrivono, sicuramente sono haters, ma io ci tengo sempre a rispondere nel caso essi non lo fossero. E comunque oggi ci tenevo a finire un commento che avevo iniziato un po' di tempo fa, ovvero pregi e difetti di Call of Duty Ghost. Mi pare che fossimo rimasti ai perk, ovvero che erano troppi, cioè che non erano troppi, come magari quello era il dubbio iniziale di quando avevamo visto i trailer, di quando altre persone, non io, l'avevamo provato prima appunto dell'uscita. I dubbi erano che i perk potevano essere troppi e poteva venire un pasticcio. Invece no, il problema maggiore secondo me sono stati alcuni perk troppo forti, in particolare solo uno, ovvero Centro Perfetto, perché anche se una persona, appunto, ve l'ho detto nello scorso commento, non sa giocare, magari usa quel bonus lì, che sì, è vero, ti occupa tantissimi altri bonus, ma una persona che non sa giocare non se ne fa niente degli altri bonus. Magari per sbaglio ti colpisce con due colpi, magari per sbaglio ti colpisce con quel centro perfetto che funziona in quel momento e bishotta. E questa cosa qua è una cosa abbastanza fastidiosa. Poi un'altra cosa, gli headshot, ve l'avrò detto un miliardo di volte quest'anno, a me danno troppo fastidio, sono troppo forti gli headshot, anche su Black Ops 2, se magari prendevi con una raffica di M8 a 1 qualcuno in testa lo uccidevi con una anziché con due, verissimo, però non è così esagerato come su Ghost. È capitato in una LAN di giocatori competitivi, ovviamente mi pare che fossero i Cool e G, insomma, chiamateli come volete, gli Evil Geniuses, mi pare che o TP o Ace, adesso non mi ricordo quale dei due, aveva un colpo solo nel caricatore del Remington, e dico uno, e ha colpito un nemico a piena vita in testa con un colpo e l'ha ucciso. Quindi sì, è LAN, ma comunque capita anche online, basta un singolo colpo in testa e voi andate giù. E sinceramente, se io voglio andare giù con un colpo solo, vado a giocare veterano. Quindi questa cosa qua mi ha dato molto fastidio, perché si basa sempre sulla fortuna, visto che non siamo su giochi con vita altissima, dove si punta, dove i giocatori forti puntano a mirare la testa per buttarti giù prima. Ma no, siamo in un gioco dove ovunque prendi il nemico lo butti giù con pochi colpi e nessuno, almeno io non ho mai visto nessuno, se non sniper che vanno per feed, mirare la testa appositamente. Quindi ogni volta che vi prendono un headshot è solo e unicamente per fortuna ed abbastanza fastidio. Vi ripeto, se fosse fatto apposta sarebbe giustissimo che chi è più bravo a mirare in testa butta giù le persone prima, però visto che non è fatto per niente apposta mi dà abbastanza fastidio. Poi ovviamente pacchetti esplosivi troppo forti, avevano detto che riduce il più possibile gli esplosivi, non è stato così, perché i lanciapuffi sono potentissimi, i pacchetti esplosivi, a differenza della Bonesin Betty, che era l'unica cosa che si vedeva di fastidioso fra molte virgolette su Black Ops 2, si poteva evitare quelle. I pacchetti esplosivi neanche li vedi, a momenti neanche li sentivi prima di una patch mi pare, quindi esplodevi a tutti i costi. Poi li hanno patchati, sì, si sentono, ma sono, e magari gli hanno anche ridotto un po' il danno, perché si muore molto meno spesso per quanto mi riguarda, però se non girate con scudo blindato non usciti vivi. Poi ovviamente i cani, il cane che è una ricompensa assalto dà troppo fastidio, secondo me non dovevano metterle, idem come ricompensa assalto e supporto c'è l'Oracle che è troppo forte, secondo me 14 kill così a caso per vedere attraverso i muri, che sarebbe un hack fra l'altro presente su quasi tutti i COD, ovvero wall hack, vedere attraverso i muri 14 kill non in streak per vederlo dà abbastanza fastidio, perché una volta che uno lo tira non ci puoi fare niente. Comunque queste erano le mie considerazioni personali. Un punto a favore che do a Ghost è che la connessione va molto meglio, nel senso che si lagga molto di meno, non che i colpi arrivano molto meglio di Black Ops 2, visto che anche su questa partita i colpi arrivavano molto in ritardo. Comunque laggo molto di meno e crasho molto di meno. Questo è quello che mi è piaciuto di Ghost e quello che non mi è piaciuto. Comunque qua il video è già finito abbondantemente, io spero che vi sia piaciuto, lasciatemi nei commenti le vostre impressioni, mettete un mi piace nel caso il video vi fosse piaciuto, iscrivetevi se non siete ancora, passate alla pagina Facebook. Niente ragazzi, ho finito, ciao a tutti.